This is a BDX Audio Production. Altrimenti, digiti il numero di linea fisso mobile per la quale vuole ricevere assistenza, seguito dal vostro cancello. Nel contratto ho scritto che ho un abbonamento a 7 mega. A 7 mega. 7 mega. Mega, mega, mega. Però, andando a controllare la velocità di scaricamento, non ho neanche 5 mega. Mega, mega, mega. Quello che ha lei è una linea fino a 7 mega. Fino a 7 mega. Non deve scendere mai al di sotto di 1 mega e 2. Non dicevo più che si va, naviga a velocità che comunque sono sempre vicino ai 7 mega. È un culo! 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 Per segnalare un guasto. Scusa tecnica, sono Marco, in cosa posso servire? Pronto, allora, io ho un contratto business, no, con voi. Potrei parlare con un tecnico perché ci sono dei problemi. Mi dico. Ah, ecco, allora, no, perché? Allora, stavo su un server così, no? E avevo un ping sui 120, mentre un mio amico, sempre con una linea uguale, ne aveva 30, così, 30 ping, quindi molto meno rispetto a quanto avessi io. E mi chiedevo come fosse possibile, visto che ho un contratto che pago anche più di lui. Ma ha problemi di lentezza di navigazione? In download ci saranno 4 mega, se va bene, con un ping sui 110, così. Che a me, ora io non è che pretendevo chissà quale linea, però perlomeno a livelli di Milano, così, una cosa decente, così. Vediamo un attimo se ci sono problemi sulla rete, sicuramente deve esserci, vedo, sono delle problematiche sulla nostra rete esterna, c'è della saturazione, beh, così in letto, allora beh, sì, delle tecnici esterne per l'intervento. Allora, diciamo, devo sapere se la zona è coperta da 20 mega. Sì, però come mai non, tutta Italia non è ancora coperta da 20 mega? Che poi 20 non sono tante, tra parentesi. Perché non riesco a capire come mai ce l'avete i soldi per la Unziker, Ficarra e Picone, e invece per le fibre ottiche no, quelle no. Non lo so, non è per mettere di sola la piaga, però un po' da fastidio per quelli che devono lavorare, insomma. Ragionevole da fare quella di montare la fibra ottica un po' in tutto il paese, anche no, infatti, nei paesini, insomma. La cosa che mi piace è la fatto che lei partecipa all'intervento sulla rete dove c'è la problematica. Per la 20 mega risulta, vedo, di prossima copertura, infatti, non è ancora verde ma arancione, quindi è in pratica è fase di copertura la zona, diciamo, appena c'è copertura. Però anche sì. No, però come mai questa cosa che io il servizio lo devo pagare come chi ha già la 20 mega e anche oltre? Non so perché. Cioè, addirittura chi ha la 20 mega paga meno di me. Non so come mai questa cosa. Io il piano telefonico che ho, il fisso, non chiamo quasi nessuno. E uso solo internet e la flat, chiuso. Io poi non so come funziona. Però spero che... Verificheremo questo perché effettivamente... Cioè, ok, quindi vi ricontatterò i nostri tecnici 124 ore una volta ripristinata la rete esterna, quando avrà la copertura di 20 mega, allora il collega di contatto quando ci sarà questa copertura di 20 mega nella mia zona? Più o meno, un'idea l'anno magari? Vediamo. Cioè, fra 5 o 6 anni possiamo pensare di... Perché visto che la Germania sono già a 100 mega, 30 ore al mese, mi chiedo. Curioso di sapere, insomma. Allora, la copertura della 20 mega deve essere prevista nel parco massimo di un paio di mesi. Ah, addirittura un paio di mesi, quindi... Sarà posto anche per la 20 mega la vostra zona. Vabbè, facciamo maggio, giugno, luglio. Luglio, sì, esatto. Vi richiamo a luglio allora, va bene? Esatto. Guardate, sicurezza zero. Io posso, Telecom, posso aprire tranquillamente sto sportellino, guardate, e potrei manomettere ogni cosa, ma vedete che quanto scandalo, ma vi rendete conto? Ma qui ragazzi non ci siamo, eh.
Ragazzi, a distanza di settimane la situazione rimane del tutto invariata. Io sono di nuovo qui nella centrale Telecom Italia di Bibbiena e non c'è un emerito cane. Come sospettavo, il video che ho caricato non ha avuto alcun impatto. Era scontato ovviamente, con quello che, di cui si occupano questi scaldasedie, era del tutto scontato, insomma, non c'è di che. Cancello aperto, spalancato come sempre, servizio proprio inaccettabile. Ormai è sceso anche sotto di 7 mega, perché ho fatto uno speed test poco fa e nemmeno a 7, guarda, ora non finisce qui. Magari ragazzi voi starete pensando che farò due commenti banali, dopodiché uscirò come la scorsa volta. Un cazzo! Io rimango qui fisso finché non trovo qualcuno. E poi si ride. Scusate, avete un cavo a fibra ottica qui? No, perché pensavo che, visto che manca la fibra ottica, potrei montarla io. Perché visto che voi da Alice non avete intenzione di montarla, mi chiedevo se magari me ne potete prestare uno, così, che... No, siamo di Striscia, non so se... No, aspetta Striscia, di tu puoi venire, vieni qua, perché c'è il cancello aperto, mi passi. Ma qualcuno l'ha aperto, no, non so. No, fermo, qua fuori. Io volevo solo intervistare qualcuno. No, vogliamo una fibra ottica Bibbiena, noi raccoglieremo firme e torneremo con un sacco di firme. Non siamo autorizzati per... Però tutti stanno zitti, e la colpa è sempre di qualcun altro e niente. C'è il cartello qui, e che ti come hai fatto entrarci? Ma era aperto anche altre volte, la garantisco, è sempre stata aperta, quindi mi raccomando, chiudete sempre. Non montate nulla, fibra ottica niente, zero, lenti sfatti come sempre, e noi paghiamo. Ma te lo sai come funziona? Sì, sappiamo perfettamente come funziona, sappiamo come funziona anche in altri paesi, rispetto... Io invece penso di sì, d'altro canto, quindi c'è da regolare un paio di cose qui. Torneremo a parlare di questa cosa, ovviamente non è finita qui, che dire, noi paghiamo ogni mese la bolletta salata di 160 e passa euro, ma ci dobbiamo subire una linea che veloce non è per nulla. Torneremo, che dire ragazzi, tornerò con un sacco di firme di quelli che non avete idea. Mi chiamo Auro Benas e vorrei il 100 megabit a Bibbiena. Mi chiamo Michele Milaneschi e vorrei la 100 megabit a Bibbiena. Sono Gabriele Chiaroni e voglio la 100.